Buongiorno a tutti, oggi vediamo come sostituire le frecce anteriori della nostra Peugeot. Per sostituire le frecce originali io ho scelto delle lampadine LED ad alta luminosità, con la peculiarità che non devono dare l'allarme CAN bus. Quindi mi è arrivato un nuovo giochino, che sono queste, sono delle lampadine LED. Per quanto riguarda le lampadine anteriori, serve soprattutto una luminosità laterale, perché la lampadina è posizionata così, quindi ho scelto questa lampadina e la lampadina è dritta, quindi non mi serve che emetta luce da questo lato, quindi la parte frontale della lampadina. Partirò dal lato anteriore destro, perché soprattutto nel 308 da questa parte, dietro a queste due plafoniere, c'è l'intercooler. Sicuramente non andrò a smontare il paraurti e non andrò a smontare la calandra sotto, perché è inutile. Io ho il mio metodo e adesso ve lo faccio vedere. Per questo smontaggio utilizzerò un utensile come questo in teflon per non ammaccare le plastiche e un giravite a taglio. Ok, il segreto è da dove si deve partire. Si deve partire praticamente da questo angolo qua, facendo tantissima attenzione, perché sennò si graffia chiaramente questa parte. Col giravite spostiamo leggermente la plastica, poi con questa parte dell'utensile ci mettiamo qua così, finché non si è distanziato. Io il giravite l'ho già tirato via, e poi dopo pian pianino si sgancia la plastica. Vedete che si sta già sganciando? Cambio angolazione così vedete meglio. In pratica io tengo stretto e poi con questo utensile pian pianino vado a sganciare la parte sopra fino a qui, con calma, perché sono tutte clips in plastica, eh? Chiaramente non dobbiamo rompere le clips, perché dopo la plastica se no non si riattacca al paraurti. Stessa cosa la facciamo nella parte inferiore, quindi andiamo a sganciare le clips che ci sono qua, con calma, perché nessuno vuole graffiare il paraurti. Andiamo a sganciare tutte così. Vi dico subito una cosa: la parte più complicata e che resiste di più è una clip che è qui sotto, qui dove c'è il fendinebbia, e poi dopo, come vedremo, c'è un'altra clip qui ad angolo che oppone abbastanza resistenza, ma si toglie senza alcun problema. Bisogna usare garbo e calma, perché sennò se si spezza questo, questa parte chiaramente non sta più aderente, quindi sempre con calma. Ok, più ci si avvicina all'estremità e più le clip sono complicate da tirare via. Allora, staccata questa qui, bisogna staccare quest'ultima, e poi dopo c'è quella d'angolo e poi il pezzo verrà via. Allora, se così non viene, con l'attrezzo non viene, basta usare il giravite e ci si infila qui, si alza la linguetta e si stacca, ok? Per sganciare l'ultima clip qua in angolo basta usare il giravite, andare a spingere sotto così e la linguetta si stacca. Ok, questo è il pezzo che è appena venuto via. Vi faccio vedere la clip, quella più complicata, che è nell'angolo. Questa clip qua, in pratica, come l'ho staccata? Col giravite ho fatto pressione verso il basso e lei si è staccata da questa che è la sua sede. Le altre due clip un po' complicate da staccare è questa, che è la penultima, e questa, che è la terz'ultima. Queste sono abbastanza complicate. Tutte le altre, che sono soprattutto queste sotto e queste qua che si vanno a incastrare nelle loro sedi, come ad esempio questa, sono abbastanza facili. Quindi si parte da qui e si finisce qui. A proposito, già che ci sono, vi faccio vedere che qui, come vi dicevo prima, qua c'è l'intercooler del motore. Vedete che qui dietro è tutto chiuso, quindi è impossibile accedere da dietro. Una volta smontata la plastica, per accedere alla freccia è molto semplice, c'è questo foro. È abbastanza piccolo, però si riesce a smontare la lampadina. E sempre in senso antiorario il portalampada, si sfilerà la lampadina. Adesso vi faccio vedere, è tutto molto piccolo. Ecco, ho fatto clac, ora sfiliamo la lampadina
vedete? I cavi sono abbastanza corti, ma si riesce a maneggiare. E una volta che abbiamo la nostra lampadina in mano, basta premerla verso il basso e ruotare in senso antiorario, così, ok? Ricordatevi che tutte le lampadine da 21 watt per le frecce hanno il vetro arancione. I due pioli, vedete, i due pioli non sono a 180 gradi ma sono a 150 gradi. Ve lo faccio vedere meglio, vedete, i due pioli hanno un angolo di 150 gradi, non di 180 come tutte le altre lampadine da 21 watt. Ok, ora che abbiamo entrambe le lampadine a banco, vi faccio vedere l'assorbimento e la differenza tra le due lampadine. Partiamo con la lampadina a incandescenza e l'accendiamo. Questa è la luce della lampadina a incandescenza. Come possiamo vedere dallo strumento, questa lampadina assorbe una 1A e 95. Ora accendiamo la lampadina LED, così la differenza sostanziale immediata che non scalda e fa un sacco di luce. L'alimentatore in questo caso ci dice che questa assorbe 1A e 73. Ok, questo cosa significa? Le due lampadine hanno un assorbimento molto simile. La lampadina incandescenza la conosciamo, ha un filamento tungsteno al suo interno. La lampadina LED, se non avesse una sua elettronica al suo interno, assorbirebbe pochi milliampere. Ha al suo interno un carico elettronico che evita gli allarmi che bus. Ora prendiamo la nostra lampadina a LED, che dovrà avere sempre un diametro massimo come la vecchia lampadina, se no non si inserisce nel porta lampada. Anche in questo caso i due pioli hanno un angolo di 150 gradi per poter essere installati al posto della lampadina, chiaramente, che abbiamo appena smontato. Ora la andiamo a inserire e poi nel modo contrario la installiamo, quindi premiamo verso il basso e giriamo in senso orario. Tirando adesso non si deve sfilare, adesso la possiamo installare e provare. Inseriamo la nostra lampadina, vedete che ci passa, è tutto abbastanza stretto, ma vi faccio vedere che si monta tranquillamente. Dovete solo stare attenti alle plastiche, che sono abbastanza taglienti. Ok, ho inserito e adesso faccio la rotazione contraria rispetto a prima, un ottavo di giro in senso orario. Ok, lampadina installata, adesso la proviamo. Ok, come possiamo notare, rispetto a prima fa molta più luce e funziona bene. Vi ricordo che la frequenza non deve aumentare, perché sennò è un problema. La frequenza delle lampadine, delle frecce, deve avere un secondo on e un secondo off, sennò se la frequenza aumenta non è regolare. Ora ho messo la telecamera frontale perché voglio fare un confronto. Come si può vedere, non c'è confronto, cioè la vecchia lampadina, la lampadina incandescenza, a parte essere più lenta nell'accendersi e nello spegnersi, fa molta ma molta meno luce. Allora, anche in questo lato, per smontare questa plastica, parte allo stesso modo, quindi nell'angolo qua, con il giravite, con calma, e si fa lo spazio giusto per il nostro attrezzo. Quindi con molta molta calma dobbiamo fare. Ok, tolgo subito il giravite perché non voglio ammaccare la plastica, e poi dopo vado a staccare le linguette qui sotto. Poi pian pianino vengo avanti così e stacco tutte le linguette che ci sono qui. Poi continuo qui sotto. A un certo punto sembrerà che si sia staccata tutta, in realtà rimangono le tre clips, quelle più complicate, quelle più difficili, che ce n'è una qui e quella più complessa qua nell'angolo. Qui c'è una clip che solitamente tende a non staccarsi e si oppone molta resistenza, come in questo caso che non si stacca. Riprendiamo il nostro giravite, facciamo staccare la linguetta da un lato, stando attenti di non segnare, di non rovinare il paraurti, le plastiche o quant'altro.
sempre con il nostro attrezzo in teflon. Continuiamo e arriviamo in quest'altro angolo, c'è un'altra clips. Se anche in questo caso la clips non cede, lasciamo l'attrezzo in teflon lì e poi dopo con i giravite, adesso si vede la linguetta, l'andiamo a staccare. Andiamo a alzare la linguetta così si stacca la plastica. Esatto, proprio così. Abbiamo staccato tutte le clips, rimane questa. Tiriamo la plastica un po' così, senza sforzare troppo, poi col giravite andiamo a schiacciare la linguetta che è qua. Schiacciamo verso il basso e viene via. In pratica è questa linguetta qua. Sembra così, a vista sembra che si sia rotta, in realtà è proprio così. Quindi a questo punto abbiamo staccato la nostra plastica. A questo punto riusciamo ad accedere alla plafoniera della nostra freccia. La freccia è molto molto semplice, basta prenderla con due dita, far ruotare il portalampada in senso antiorario e poi dopo sfigliamo la nostra lampadina col portalampada, così, ok? Allora, il cavo non è lunghissimo, quindi bisogna portare pazienza, bisogna lavorare un po' nello stretto. La lampadina è la classica lampadina baionetta, quindi basta premere verso il basso, premiamo verso il basso e giriamo in senso antiorario, un ottavo di giro e abbiamo la nostra lampadina in mano. Ora prendiamo la nostra lampadina LED e facciamo il contrario, quindi, ok, inserisco la lampadina così, spingo verso il basso e giro in senso orario e ho installato la mia lampadina. Ok, inseriamo la nostra lampadina, è tutto abbastanza stretto. Ok, una volta che si è inserita, giriamo in senso orario, così, è un ottavo di giro, quindi è molto breve. Ok, adesso vi faccio una zoomata, si vede che la lampadina LED è stata installata perfettamente. Ok, adesso prima di rimontare la plastica andiamo a testare la nostra lampadina se funziona correttamente. Ok, come possiamo vedere la nostra lampadina funziona correttamente, quindi possiamo rimontare la nostra plastica. Ok, allora si parte dal punto finale all'incontrario. A questo punto partiamo con la linguetta che abbiamo staccato per ultima, quindi appoggiamo nella sua sede la linguetta e premiamo da questa parte così. Poi pian pianino andiamo a spingere dentro le altre linguette, spingiamo dentro anche tutte le altre. Una volta che la nostra plastica è tornata pari, no, al paro urti. Ok, lavoro terminato. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime uscite iscriviti al mio canale. Alla prossima, ciao!